1956 vide per l'ultima volta l'apparizione della squadra ufficiale nelle competizioni ed in particolare alla 24 ore di Le Mans. Questo piccolo reparto costava a Lions una follia ed ormai, con tutta la gloria raccolta negli scorsi anni, Jaguar era diventato uno dei marchi più famosi al mondo, che non aveva più bisogno della pubblicità delle corse. A quell'edizione della 24 ore si presentarono 3 D-Type, 2 con impianto ad iniezione ed una a carburatori. Alla fine della 24esima ora, a passare per prima sul traguardo, fu la versione a carburatori guidata da Sanderson Flockhart. A coronare una carriera invidiabile per la D-Type arrivò un inaspettato trionfo anche nella 24 ore di Le Mans del 1957. Questa volta le D-Type, dotate del nuovo motore da 3,8 litri, erano affidate alle scuderie private, tra cui quella delle Curie e Cos. Alla fine della 24esima ora, le D-Type si classificarono al primo, secondo, terzo, quarto e sesto posto, umiliando la concorrenza e chiudendo un ciclo indimenticabile per questa vettura. Una vittoria che regalò alla Jaguar l'inaspettata terza vittoria consecutiva a Le Mans e la quinta in 7 anni, proiettandola sull'Olimpo del panorama automobilistico. Fu quasi una provvidenza divina perché aiutò la Jaguar a superare un brutto momento a causa di un incendio che nel 1957 scoppiò in uno dei capannoni di Brown Lane, distruggendo centinaia di vetture. Solo grazie alla capacità organizzativa di Lions, la produzione riprese dopo solo 9 giorni. Il 1956 vide per l'ultima volta l'apparizione della squadra ufficiale nelle competizioni ed in particolare alla 24 ore di Le Mans. Questo piccolo reparto costava. Alla fine della 24esima ora, le D-Type si classificarono al primo, secondo, terzo, quarto e sesto posto, umiliando la concorrenza e chiudendo un ciclo indimenticabile per questa vettura. Una vittoria che regalò alla Jaguar l'impianto ad iniezione ed una a carburatori. Alla fine della 24esima ora, a passare per prima sul traguardo, fu la versione a carburatori guidata da Sanderson Flockhart. A coronare una carriera invidiabile per la D-Type arrivò un inaspettato trionfo anche nella 24 ore di Le Mans del 1957. Questa volta le D-Type, dotate del nuovo motore da 3,8 litri, erano affidate alle scuderie private, tra cui quella delle Curie e Cos. Lions una follia, ed ormai, con tutta la gloria raccolta negli scorsi anni, Jaguar era diventato uno dei marchi più famosi al mondo, che non aveva più bisogno della pubblicità delle corse. A quell'edizione della 24 ore si presentarono 3 D-Type, 2 con affidate alle scuderie private, tra cui quella delle Curie e Cos. Alla fine della 24esima ora, le D-Type si classificarono al primo, secondo, terzo, quarto e sesto posto, umiliando la concorrenza e chiudendo un ciclo indimenticabile per questa vettura. Una vittoria che regalò alla Jaguar l'inaspettata terza vittoria consecutiva a Le Mans e la quinta in 7 anni, proiettandola sull'Olimpo del panorama automobilistico. Erano 3 D-Type, 2 con impianto ad iniezione ed una a carburatori. Alla fine della 24esima ora, a passare per prima sul traguardo, fu la versione a carburatori guidata da Sanderson Flockhart. A coronare una carriera invidiabile per la D-Type arrivò un inaspettato trionfo anche nella 24 ore di Le Mans del 1957. Questa volta le D-Type, dotate del nuovo motore da 3,8 litri, erano affidate. Il 1956 vide per l'ultima volta l'apparizione della squadra ufficiale nelle competizioni ed in particolare alla 24 ore di Le Mans. Questo piccolo reparto costava a Lions una follia ed ormai, con tutta la gloria raccolta negli scorsi anni, Jaguar era diventato uno dei marchi più famosi al mondo, che non aveva più bisogno della pubblicità delle corse. A quell'edizione della 24 ore si presentava. Il 1956 vide per l'ultima volta l'apparizione della squadra ufficiale nelle competizioni ed in particolare alla 24 ore di Le Mans. Questo piccolo reparto costava. Alla fine della 24esima ora, le D-Type si classificarono al primo, secondo, terzo, quarto e sesto posto, umiliando la concorrenza e chiudendo un ciclo indimenticabile per questa vettura.
Una vittoria che regalò alla Jaguar l'impianto ad iniezione fu quasi una provvidenza divina perché aiutò la Jaguar a superare un brutto momento a causa di un incendio che nel 1957 scoppiò in uno dei capannoni di Brown Lane, distruggendo centinaia di vetture. Solo grazie alla capacità organizzativa di Lyons, la produzione riprese dopo solo 9 giorni.